Ciao a tutti, eccoci qua a un altro video dell'Inner Sight. Allora, questo che vedete qua è il Monte Chiadin, mentre a ovest c'è la parete del Monte Lavare. Questo qua alle mie spalle è la Casera Rionero. Andiamo da Dennis a vedere com'è il posto. Allora, come potete vedere, qui già abbiamo qualcosa di molto positivo, cioè una fonte. Ovviamente da menzionare il fatto che da metà novembre l'acqua viene chiusa e viene riaperta appena a maggio, metà maggio, non ne siamo sicuri, quindi in questo istante acqua non c'è, però normalmente per tutta la stagione buona l'acqua corrente è a disposizione. Andiamo a vedere dentro allora com'è. Intanto inquadra subito qui, molto ingegnoso questo stratagemma per evitare che i topi entrino. Qui siamo a 900 metri d'altezza, quindi nella stagione calda topi, ghiri, ogni genere di ospiti sono presenti, soprattutto in questa zona qui. Allora, questo è l'interno del rifugio, è diviso in tre blocchi, uno superiore che è adibito a dormitorio, questo principale e questo piccolino qui che sia dormitorio, ecco vieni, per fortuna c'è una buona illuminazione questa volta, e la chicca che è il bagno. Non è in perfette condizioni ovviamente igieniche, non si può chiedere il massimo, ma è veramente importante, è un qualcosa veramente in più. Poi con l'acqua corrente è ancora meglio. Come potete vedere, i letti sono con reti, cioè doghe, materassi. All'interno dell'armadio, sia qui che al piano di sopra, abbiamo coperte, cuscini e coperte ancora più pesanti, quindi molto molto bene già come impressione iniziale. E questa è la sala principale, enorme, d'accordo? Questo è sia un bene sia un male, d'accordo? Adesso andremo a vedere perché. Parliamo subito del primo criterio, il fuoco, no? Abbiamo fatto la menzione sull'acqua, ma il fuoco è la cosa più importante. Abbiamo questo piccolo spalger, questa stufetta, che funziona veramente bene, canna fumaria è cambiata da poco, legna, problemi non ce ne sono, perché dalle inquadrature che avete già visto prima nell'introduzione è pieno zeppo di alberi abbattuti, anche un peccato in questo caso. Non abbiamo problemi di legna, problemi di accensione non ci sono, noi abbiamo lasciato la diavolina, però erano già presenti sia fiammiferi sia accendino. E la panca qui adibita alle esche, noi l'abbiamo rifornita ovviamente. Diciamo che come primo impatto, se qualcuno dovesse arrivare qui, potrebbe farsi un fuoco non male. Il fuoco però si prende B come voto, perché? Perché purtroppo questa piccola stufetta non riesce a scaldare adeguatamente l'ambiente. Adesso siamo circa il 14 di aprile, l'inverno è durato più del necessario, quindi fa molto freddo, c'è parecchia neve qui attorno, e la notte io e Martina abbiamo battuto i denti, nonostante abbiamo scaldato tutto il giorno con la stufetta. Qui ci starebbe bene un bel falò, secondo noi, ma ovviamente non è che si possa chiedere il mondo. Comunque, il fuoco lo stesso molto bene, B. Acqua, ne abbiamo già parlato, siccome c'è la fonte e la fonte è aperta, cioè l'acqua è aperta da metà maggio fino a metà novembre, è un A sicuro. Perché non si prende un S? Perché mancano le taniche. Adesso noi siamo con l'acqua chiusa, abbiamo sciolto la neve, ne abbiamo bollita veramente moltissima, ma non avevamo nessun contenitore dove poterla lasciare per chi sarebbe venuto dopo di noi. Mentre il ristoro c'è tutto quello che serve. Ci sono pentole pulite, anche qui stoviglie posate, un po' di pasta, del tè, le moche per poter fare il caffè, delle spezie. Diciamo che lo startup per qualsiasi tipo di necessità c'è, e quindi il ristoro si prende una. Andiamo a dare un'occhiata al pernottamento, abbiamo già visto la stanza di là, però questo è uno dei pezzi forti del rifugio, che è lo stanzone per dormire di sopra. Qui il calore si trasmette abbastanza bene. Ecco, il problema è il tetto. Ci sono un paio di infiltrazioni, adesso difficilmente si riusciranno a vedere, più ovviamente un sacco di ospiti di ogni genere, ghiri, topi e quant'altro. Comunque
Facciamo un piccolo riepilogo, la valutazione finale, d'accordo? Il pernottamento si prende una sicuramente per via delle reti, dei materassi, si riesce a dormire comodi, che è molto importante per il giorno dopo, per avere le forze per fare quello che bisogna fare. Il fuoco è un B, il ristoro è A e l'acqua è anche A, quindi la valutazione finale per questo rifugio è sicuramente un A-, d'accordo? E questo è quanto, ci vediamo nel prossimo video. Ah, eccoci qua, questo è l'epilogo, ancora un paio di consigli prima di chiudere il video. Importantissimo, se venite a utilizzare questo rifugio qui, di non lasciare cibi aperti o deperibili e soprattutto se lasciate del cibo o delle provviste, di chiuderli all'interno delle credenze a chiave. Per quanto riguarda il pernottamento invece, mi raccomando, i cuscini e le coperte che trovate negli armadi, innanzitutto le dovete sbattere perché sono sempre piene di polvere. E poi, una volta usate, le dovete rimettere dentro nell'armadio e chiudere bene gli armadi, perché sennò i topi ci fanno la festa all'interno. Sì, qui nella stagione buona, che arriverà tra un mesetto, sarà pieno di ospiti di quel genere, che per quanto carini possono essere veramente un problema proprio per chi gestisce questo rifugio. Beh, questo era quanto, erano solo gli ultimi consigli, sì, adesso andiamo, va bene. Quindi da Dennis Martina, la nostra lamiuccia, e Anubi, che là dietro non lo vedete forse perché si sta rosicchiando un bastone, è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!